risposta non è della prima volta. Premier sì. Mister, non ha toccato la palla, a me quelli mi interessano. Questo già è un grande. Come va ragazzi? Tutto bene. E controlla il numero 10 che ha detto che domenica farà una grande prestazione. Speriamo. Capito? Ancora non arrivate un gol su punizione all'incrocio delle pali. Hai visto quando senti Michele sulla palla? Stava a tremare. Sa cagare il gol, proprio. Sa cagare. Dimmi la verità. Quando è che ti sei mangiato il gol? Sì, dentro all'area piccola. Dentro all'area piccola. Con Giovanni che è davanti alla porta vuota 15 metri. Aspetta. No, con l'ortona. Ah, con l'ortona. Che stiamo 1-0. Stiamo aperti 1-0. Ci troviamo al ristorante Chapeau perché ha sbagliato perché quando un giocatore è proprio di largo del mancino c'è una rimpatriata degli allievi. A lui gli piace degli allievi, una rimpatriata a base di arrosticini, c'è stata pure una chitarrina, bruschette e divertimento. All'inizio della settimana toccherà anche ai ragazzi dei giovanissimi lo stesso trattamento. Ma le parti nudeste. Ma non tira. Allora, mister, un pronostico sì. Per domenica. No, allora, domenica è una partita difficile, noi dobbiamo rispettare l'avversario. Ho visto la squadra giovedì, l'ho vista veramente non forte. Fortissimo. Noi faremo 3 punti col San Lucio, 3 punti col Ballamentino e 3 punti col Lanciotto. Quindi sono gli altri che si devono preoccupare. Ho un potenziale tecnico impressionante. Sì. Allora ci abbiamo anche un altro punto di forza, il rientro di Teddy Mata. Allora, il rientro di Teddy Mata, sinceramente, lo volevo lasciare per l'ultima gara di campionato, ma ve lo voglio portare all'ultima gara con il Lanciano e quello sarà la nostra rivincita da un punto di vista tecnico. Sì, sì. Ci dobbiamo riprendere quei 3 punti Noi persi. 3 punti, ci dobbiamo riprendere tutte quelle male parole che ci sono state dette durante quella partita. Giusto. Perché ci hanno tolto il miglior giocatore del campionato allievi provinciali. E tutte le trame dietro. E anche perché loro ci hanno il nostro giocatore che è Gianluca Malvone, che gli abbiamo prestato, perché se no a quest'ora ci avevano 15 punti in meno. Esatto. E con la Valle Aventino farà il terzo tempo? Vuole organizzare? Giocherò con noi? Pare di sì. Avevo lasciato il cuore, non ce l'ho più. Bravo, sì. Ok. Buon appetito. Grazie. Buon proseguimento. Ecco, qua c'è il nostro festeggiato. Il nostro festeggiato, il grande Pitbull. Lorenzo Culiberti in arte Pitbull. È il fighetto della squadra, hai notato? Il fighetto. Sì, esatto. Guarda gli occhiali. Con gli occhialini alla Harry Potter. Lo sta crescendo Cristian, il capitano, lo sta crescendo. Diventerà Teppistello, no? Perché? Sono in campo. Qua abbiamo il nostro mister Mancini Francesco. Speaker ufficiale, sta anche nelle figurine. Anche nelle figurine. Il nostro ultras. Qua c'è Guido. Qua Renzetto. Qua abbiamo Karan Boy ragazzo. No, ma non è solo per quello, è Daniel. Allora ragazzi, buon proseguimento. Lo stesso trattamento spetterà ai giovanissimi entro metà settimana prossima. Eppure loro se no si ingelosiscono giustamente.